Antonio Di Prisco ha presentato il suo nuovo libro alla Biblioteca di Nocera Inferiore. L'autore, noto docente universitario e scrittore, ha saputo catturare l'attenzione del pubblico con la sua ultima opera intitolata Nunc Est Bibendum, un romanzo che ha come protagonista un giovane ventenne alle prese con un difficile dilemma familiare. Il protagonista del racconto si trova ad affrontare un importante problema familiare che lo spinge a vagare per le strade di Monte Giordano Centro, un piccolo borgo dell'Alto Jono cosentino, fino a tarda notte. Durante la sua odissea notturna, il giovane entra in contatto con la variegata umanità che popola il paese, incontrando personaggi di ogni genere, scoprendo segreti ben nascosti. Io ho insegnato per lunghi anni latino, ho insegnato per una vita, ho cominciato a insegnarlo all'Università di Napoli e ho chiuso la mia carriera universitaria all'Università di Verona. Questa è una frase di Orazio, Nunc Est Bibendum, che significa brindiamo, festeggiamo perché abbiamo scampato un pericolo. Cleopatra è morta, il pericolo che Roma stava praticamente affrontando, che sentiva incombere, non c'è più, festeggiamo. Qui nel romanzo si festeggia perché la storia che inizia, presentando una situazione di dolore, di sofferenza, attraverso una serie di vicissitudini che non sto a raccontare, termina bene. E uno dei protagonisti del romanzo, che è ambientato nella Calabria ionica degli anni 50 in un paesino ameno che si chiama Monte Giordano, uno dei personaggi principali è un sacerdote, un prete, il quale nei momenti forti della gioia o del dolore sfodera il suo latino. E quindi il romanzo si chiude con questi calici che lui invita i presenti, che erano a tavolo con lui, ad alzare, e dice Nunc Est Bibendum. E quindi stasera, anche stasera, Nunc Est Bibendum. E lui ha frequentato il liceo classico a Nocera e poi siamo stati colleghi alla Federico II, io di letteratura greca e di letteratura latina. No, sì, lui è stato alunno anche di mio padre, ma soprattutto siamo stati molto legati alla Federico. Nicola Ieracivio, che insegnava latino e greco, e con piacere vedo qui stasera molti ex alunni suoi che sono venuti chiaramente per amicizia con Antonio, quindi è sempre un grande piacere sentire il ricordo che si può avere. Ho divorato praticamente nel corso di una notte e che mi ha dischiuso interi mondi di libri già letti. A partire da Carlo Levi con Cristo si è fermato a deboli, agli autori dostoevskiani che hanno prodotto il ciclo Umiliati ed Offesi, ancora a Dante, al Purgatorio di Dante, dove sicuramente lui ha tinto a piene mani. Poi avrete modo di vedere quando lo leggerete. Insieme ad altrettante personalità di spicco del mondo della cultura, quale la dirigente Maria José Vicolito del Liceo Galizia e la professoressa Anna Maria Ieracivio. Inoltre un libro che parla di incontri, di ricordi, anche un tuffo nel passato, e poter riospitare in città, a casa sua, a due passi da casa, da Pagani, il professore Antonio, credo che sia una bella occasione per il territorio di Nocera Inferiore.